Ciao amici di YouTube e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi trovo qui in questo bellissimo appartamento a Poggibonsi, vicino a dei bei paesi turistici come Volterra, San Gimignano, eccetera. Questo appartamento lo trovate anche su Airbnb, vi lascio sotto il link in descrizione, quindi potete cliccare e andare a vedere le foto. Ora un po' offuscato il retro perché non vi voglio, diciamo, spoilerare l'appartamento, anche se tramite foto andrete a vederlo, però poi farò un video a parte dell'appartamento. E niente, mi trovo qui per pubblicizzare non tanto l'appartamento, ma per pubblicizzare un bel prodottino che mi è arrivato oggi, che è questo qui. Questo è il Govee, non so come si pronuncia. È un dispositivo che rileva temperatura e umidità. È un igrometro. Adesso andiamo a fare l'unboxing. Io l'ho acquistato su Amazon alla modica cifra di 30 euro. Spesso si trova anche in promozione a 25-24 euro. E tanto sotto in descrizione vi lascerò il link diretto per l'acquisto. Questo è un girasole perché appunto l'appartamento si chiama Il Girasole. E adesso andiamo ad unboxare il prodotto. All'interno della confezione troviamo questo laccino, poi troviamo il dispositivo che andiamo ad aprire dopo, poi troviamo il manuale d'uso e questo qui dove ci dice se il prodotto ci piace oppure no. Non c'è nient'altro. Quindi questa roba via e andiamo ad aprire il nostro dispositivo. Eccolo qua, è piccolo, compatto, vedete? Queste sono le sue dimensioni e ha un semplice sportellino, questo qui, con la freccetta, dove alzandolo troviamo le batterie. Tre stilo già in dotazione, togliamo questa linguetta, rimettiamo lo sportellino, perfetto, e adesso è già pronto all'uso. Basterà scaricare l'app, quindi adesso andiamo su Play Store e scarichiamo l'app che si chiama Govee Home. Quindi scarichiamo l'app, una volta scaricata gli diamo apri. Qui gli diamo accetto, andiamo a selezionare il tasto più in alto a destra, poi sempre lì andiamo a selezionare il tasto Bluetooth e lui adesso ha trovato il nostro dispositivo. Quindi selezioniamo il dispositivo, qui bisogna creare un nuovo account, quindi diamo crea account, inseriamo la nostra email, password. Una volta fatta la registrazione diamo il tasto blu fatto. Selezioniamo il dispositivo e adesso lui sta cercando di connettersi con il Govee. Nome del dispositivo possiamo scrivere tipo il girasole, come il nome dell'appartamento. Una volta che gli abbiamo dato fatto, lui diciamo è già pronto, bisogna solo connetterlo alla rete wifi. Adesso cambiamo i gradi, mettiamo Celsius, quindi come si fa? Andiamo qui, mettiamo la C, torniamo indietro e ci dà 16 gradi e 4. Quindi adesso in questo momento ci sono 16 gradi e 4. L'umidità è 41,6% e lui è connesso tramite Bluetooth, quindi tramite Bluetooth ha un raggio di circa 10 metri. Adesso noi lo andiamo a connettere tramite Wi-Fi, così possiamo controllarlo e verificare il tutto anche a lunghe distanze. Adesso clicchiamo qui e qui troviamo il report sia della temperatura sia dell'umidità. Minimo, massimo, qui c'è il grafico e volendo possiamo esportare anche dati. Poi qui in alto a destra sul simbolo dell'ingranaggio troviamo, vabbè, il nome del dispositivo, qui l'avviso di temperatura, possiamo mettere avviso e impostiamo la temperatura tipo di, non lo so, 22 gradi la massima, 23 e un minimo, vabbè, lasciamo così, in modo che se lui scende sotto 20 gradi mi manderà un avviso e se sale sopra 23 gradi mi manderà sempre l'avviso con questo selettore attivato. Possiamo attivare anche avvisami sull'umidità e quindi impostiamo parametri dell'umidità minima e massima. Sotto troviamo, vabbè, la calibrazione, esporta dati con intervallo ogni 10 minuti, ogni mezz'ora, ogni ora. Poi troviamo elimina dati, la versione del firmware, hardware e qui elimina dispositivo. Ok, adesso quello ci interessa a noi, andare a impostazioni wifi, lui farà la ricerca del wifi, ci colleghiamo al wifi. Poi diamo fatto, una volta connesso al wifi, se andiamo indietro, qui vediamo che lui è collegato sia tramite Bluetooth che wifi. Questo è il termostato che acquistai tempo fa su Amazon, del quale ho fatto anche la video recensione. Se non avete visto il video vi lascio qui in alto il video per poterlo vedere. Adesso accendiamo il termostato, accendiamo il display, lui segna 13 gradi,
se noi andiamo sull'app del GUV 13.1, quindi più o meno ci siamo. Naturalmente ho fatto la calibrazione andando sul dispositivo, selezionando l'ingranaggio qui in alto. Ora finisce di caricare. Ingranaggio. Scorriamo verso il basso, calibrazione, vedete, gli ho dato più o meno 0,4 gradi. Se faccio così, 13,0 e il nostro termostato segna 13,0 e lui segna uguale, vedete? Quindi questo serve per calibrarlo. Poi niente, il termometro potete spostarlo dove volete. Tramite wifi ho già testato che funziona anche a lunghe distanze, quindi possiamo monitorarlo da qualsiasi parte del mondo dove ci troviamo. Basta avere il termometro collegato alla wifi di casa. Niente, io vi saluto, spero il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un bel like, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina e vi ricordo che sotto in descrizione trovate il link diretto per l'acquisto su Amazon. 30 euro. Ciao amici!